ragazzi, allora, nuovo video, nuova challenge. Oggi filmeremo una challenge, ragazzi, in cui useremo solo prodotti mini. Quindi ho tantissimi prodotti mini per voi, ma sarà anche una challenge molto difficile, perché alcune cose non sono facili da utilizzare se sono mini. Specialmente, ragazzi, sono riuscita a reperire il cellulare più piccolo al mondo. Tra poco ve lo farò vedere, e anche quello andremo ad utilizzare oggi, con la speranza che sia fattibile. Ma adesso, ragazzi, io ho appena fatto la doccia, quindi vado ad asciugare i capelli e a fare, insomma, un po' di skincare, e iniziamo la giornata con i nostri prodottini mini mini mini. È arrivato il momento, appunto, di asciugare i capelli. Questo è il phon a grandezza normale che uso di solito, e questo è il phon piccolino da viaggio che andremo ad utilizzare oggi. Credo ci metteremo un po' di più ad asciugare i capelli con questo rispetto all'altro, ragazzi, ma oggi questa è la challenge e questo faremo. Ok, i capelli sono asciutti, ci ho messo un pochino, giusto un pochino più del solito, ragazzi, ma sono decisamente, decisamente asciutti. Adesso vado ad applicare la crema per il viso. Questo è il full size della crema e questo è il mini size. Non sono esattamente identiche, ma gli ingredienti e il marchio sono molto simili. Quindi andiamo ad usare la nostra baby crema per il viso. Ha un profumo buonissimo questa crema, ragazzi. Ed è super super leggera, quindi perfetta per la mattina e per essere indossata sotto il trucco. Come al solito ne metto in abbondanza anche su collo e décolleté. Prima di prepararmi accendiamo una candela profumata, ragazzi. Lo sapete, le mie preferite sono le Jewel Candle. Eccola qua la candela in full size. Questa è la Iced Blossom, bellissima e ha un profumo buonissimo. Ma oggi andremo ad usare il suo gemellino mini, eccola qua, è la stessa identica candela, la Iced Blossom. Questa l'avevo trovata nel calendario dell'avvento di Jewel Candle. La stessa candela però mini, piccolino piccolino. A me fanno impazzire tutte le mini size, quindi questo penso che sarà uno dei miei video preferiti di sempre. Quindi, di sempre. Quindi andiamo ad accendere la nostra bellissima mini Jewel Candle. Buonissimo, buonissimo profumo. Ed accendiamo la nostra candelina. L'unica pecca di questa è che non ha il gioiello all'interno, mentre quelle grandi sì, ma questa mini no, però è bellissima. Tra l'altro ne ho altre due di queste candeline mini, bellissime, e le adoro. Adesso andiamo a truccarci, ragazzi, che poi ho un appuntamento e devo uscire. Perdonate Gatto Denver, che ogni volta che mi metto qui a truccarmi lui sta lì a farsi il bidet e a lavarsi la pancia. Io non ho parole, ragazzi, vabbè. Comunque, ho fatto la base, adesso vado ad applicare blush e terra. Vado ad usare il California come blush di Benefit. Questo è il full size e questo è il mini size che andremo ad utilizzare oggi, è carinissimo. E all'interno c'è anche un mini pennellino, quindi andiamo ad utilizzare questo. Che carino, devo stare attenta perché questo blush è super super pigmentato, quindi non devo applicarne troppo e non so usare bene questo pennellino, ma ce la facciamo. Ok, penso che possa bastare, già forse è troppo. Ok, forse un po' esagerato. E adesso passiamo alla terra, ragazzi. Come sapete, la mia terra preferita è la Hoola di Benefit. Questo è il full size. In realtà ho il full size della Hoola Light. Non so perché, ma i full size della Hoola li ho tutti finiti. Questo è il mini size, ragazzi, che carina il mini size, adoro, adoro troppo. All'interno non c'è più il pennello, quindi dovremo arrangiarci e ne useremo uno che è comunque mini da viaggio, diciamo, non è proprio mini ma è da viaggio. Sfumiamo un po' anche così, togliamo un po' di questo blush che è un pochino troppo forte per i miei gusti. Nel frattempo Gatto Denver continua, ragazzi, con la sua routine. Oh, ragazzi, ognuno ha una skincare routine e Gatto Denver ha una hair care routine, quindi la cura del suo pelo, del suo manto soffice, morbido. Gatto Denver! Lui sta seduto come il Buddha, capito? Con la pancia così, cioè io veramente non ho parole, non abbiamo vergogna in questa casa. Ormai, ragazzi, siamo molto in confidenza. Adesso andiamo ad applicare l'eyeliner. Userò il The Real Push Up Liner di Benefit. Non ho la versione full size, ma vi faccio vedere un qualsiasi, insomma, eyeliner in full size. Questa è la grandezza e questo è quello che andremo ad usare oggi, ragazzi. Che carinissimissimo, non vedevo l'ora di utilizzarlo per questo video. Piccolino piccolino c'è la punta con l'eyeliner. Non vado a fare la codina con questo eyeliner perché è troppo simile a una matita. E
preferisco fare le codine solo con gli eyeliner liquidi o a pennarello, quindi lo facciamo finire dove finiscono le ciglia. Mascara, vado ad usare il Bad Girl Bang di Benefit, ragazzi. Questo è il full size di uno dei miei mascara preferiti. E questo è il mini size, guardate, proprio lui, però mini, piccolino, del Bad Girl Bang. Lo scovolino è della stessa grandezza in realtà, quindi è praticamente lo stesso identico prodotto, solo che ce n'è di meno all'interno, ma il brush, il pennellino è della stessa grandezza del full size. Per le sopracciglia vado ad usare il mitico Cabrow di Benefit, questo è il full size e questo, preparatevi perché è carinissimo, è il mini size, ragazzi, sì, praticamente il pennellino è della stessa identica lunghezza in realtà, però se vedete il prodotto all'interno qui ce n'è decisamente decisamente di meno, sono proprio lo stesso identico prodotto, però questo è appunto il mini travel size, la mini versione da viaggio, quindi questo è quello che andiamo ad utilizzare per le nostre sopracciglia. Scusatemi se non guardo in camera, ma con il cellulare è un pochino difficile vedere dove devo guardare, ma la camera è lì, io invece guardo lo schermo, devo guardare lì, ok, ce la posso fare. Eccolo il nostro, è piccolissimo, non riesco quasi a prendere il prodotto, è veramente piccolissimo questa boccetta, ragazzi, ma ce la facciamo, è funzionale ragazzi. La tonalità è la 3, io di solito uso la 2 e mezzo. Quindi forse saranno un pelino più scure le sopracciglia rispetto al mio solito oggi, ma l'unico mini che ho è appunto in colorazione 3. Quindi questo dobbiamo utilizzare e non dobbiamo barare, che poi mi dite nelle challenge, Nicola hai barato, non si fa! E quindi, ok, sì, è decisamente un pochino troppo più scuro, poi magari sfumiamo. Adesso fissiamo il tutto con il Gimme Brow, questo è il full size del Gimme Brow Gel per sopracciglia e questo è il mini size che andiamo ad utilizzare noi, ragazzi. Già il Gimme Brow è piccolino, ma sono riusciti a fare un mini size che è ancora, ancora più carino ed eccolo qua. Anche questo in colorazione 3, quindi dovrebbe andare benissimo. Guardate quanto è piccolino, non ci posso credere. È troppo bellino, è troppo bellino. Andiamo a fissare, ragazzi, con il nostro gel le sopracciglia. Il pettino verso l'alto, mamma mia, è difficilissimo da utilizzare perché è veramente, veramente minuscolo. Ok, verso l'alto all'inizio e verso il basso alla fine. Non ci resta che applicare il rossetto, questo è un full size di MAC e questo è il mini size che andremo ad usare oggi, ragazzi. Questi sono parte delle collezioni natalizie che di solito sono appunto più piccoline rispetto ai rossetti normali. Vi faccio vedere anche lo stick. Eccolo qua, rossetto MAC full size e rossetto MAC mini mini size. Questo è il Jar of Stars, è un bellissimo rosa opaco, è un nude rosato. Che cosa ci manca adesso per completare il nostro trucco? Naturalmente lo spray fissante. Di solito uso l'All Nighter di Urban Decay, questa naturalmente è la versione in full size. E questo è il mini size dello stesso identico prodotto che andremo ad utilizzare, l'all nighter, però piccolino piccolino, che io di solito uso quando sono in viaggio. Ok ragazzi, trucco completato. Volevo solo applicare ancora questo piccolo, questa piccola piccola molletta, ragazzi, è piccolissimissimo, quindi non so nemmeno se riuscirò a usarla, ma ci proviamo. Metterò soltanto da questa parte perché è impossibile pensare di raccogliere tutti i capelli con questa mini forcina. Ok, così, tanto per averla applicata, ragazzi. Piccola, piccola, mini, mini forcina. Ok, adesso è arrivato il momento, mi sa, che tutti stavate aspettando, ovvero che io stavo aspettando più di tutti, cioè vedere il... Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Oh mio Dio! Ok, ho trovato il cellulare più piccolo al mondo, ragazzi. Lo so, mi rendo conto, è un'emozione, almeno per quanto mi riguarda, è un'emozione pazzesca, perché non pensavo di riuscire a reperirlo, è stato difficile, ma ce l'ho fatta, ed è lui. Ta-ta-da! Eccolo ragazzi, è lui, è il cellulare più piccolo
al mondo, ma è assolutamente funzionante. Sim inserita, accendiamolo, vediamo. Ok, musichetta carina. Ed effettivamente funziona, ragazzi. No, vabbè, io non ci posso credere, ve lo giuro. Figata pazzesca. Vabbè, l'ora è a 00, ma chi se ne frega. Questo per oggi sarà il nostro telefono cellulare. Probabilmente morirò senza WhatsApp. Non so come fare, devo chiamare tutti e avvisare. Oggi posso ricevere solo SMS e chiamate normali da questo numero. Vorrei provare solo a fare una chiamata, tanto per... I messaggi, scusate se vedete tutte le scritte probabilmente al contrario, o forse no, call center, multimedia, figata, Bluetooth, c'è anche il Bluetooth, extra, eccetera. Il fatto che sia così piccolino, ragazzi, lo rende veramente carinissimo, secondo me, troppo troppo carino. Nel frattempo, ragazzi, voglio fare uno snack, piccola merenda con uno yogurt. Questo è il cucchiaio full size, ragazzi. Questo è il cucchiaino da tè, che conoscete tutti, ma noi non useremo nemmeno questo, useremo questo piccolissimo cucchiaino, piccolo, 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 che ho trovato, tada, in un set da 12 pezzi di posate piccoline, poi ho anche la forchetta per questa sera per la cena, piccoline, piccoline, e vado a mangiare il mio yogurt con questa. Anche qui probabilmente ci metterò una vita a mangiarlo, lo yogurt con un cucchiaino così piccolino, ragazzi. Ma questa è la nostra challenge e sono molto fiera di essere riuscita a trovare delle posate così piccoline. Ragazzi, mi sono già messa il cappotto, stavo per uscire e mi sono resa conto che non ho applicato l'illuminante e poi l'ho trovato. Uso di solito il Dandelion Twinkle, che è appunto una polvere illuminante di Benefit. E ragazzi, state pronti perché ho il mini size! Eccolo qui, super super carino e piccolino, il Dandelion Twinkle Mini. Quindi andiamo ad usare questo piccolino, l'ho trovato nel beauty case da viaggio e non potevo assolutamente non inserirlo in questo video, ragazzi. Meraviglia. Un po' sul naso, come sempre, esagero un po', ma mi piace tantissimo l'illuminante sul naso. E poi arco di Cupido, che mi avete detto, Nicole, non applicarlo troppo verso il basso l'illuminante, altrimenti sembra che sei sudata. Avete ragione, quindi oggi sono stata un pochino più attenta. Andiamo a ritoccare il mini rossetto, che si rovina sempre un po' quando applico l'illuminante di Lacci Gatto Denver. Ok, ragazzi, pronto? Il rossetto mini lo porto con me, lo metto in borsetta per i ritocchi e sono pronta per uscire. Cenetta, ragazzi! Quale forchetta andremo ad utilizzare? Se questa è quella grande, noi naturalmente andiamo ad utilizzarne queste piccoline, anche queste in plastica in realtà. Sembra che sia in metallo, ma in realtà è in plastica ed è piccolo, piccolo, piccole. Sono queste forchettine che ho trovato carinissime su Amazon. Buon appetito, ragazzi! Ci metterò una vita con questa forchettina, ma vabbè. Cena finita, ragazzi, adesso struccaggio time, vado a rimuovere completamente il make up, volevo tantissimo le salviettine struccanti, quelle mini che sono tanto famose negli Stati Uniti, ma non sono riuscita a recuperarle, però andremo comunque a detergere il viso utilizzando il dispositivo per la pulizia del viso. Questo è l'Una Fofo in realtà, ma ragazzi, questo è il full size ed il mini size, infatti sono uguali praticamente, però questo è full e questo è mini size. Acceso e vado a massaggiare il viso con il detergente e così strucchiamo la pelle. Tra l'altro fa un massaggio, ragazzi, che a fine giornata vi dirò che ci sta, ci sta. Chissà se mi toglie anche il trucco delle sopracciglia, proviamoci. Ok, mi sa che ha funzionato. Ok, adesso possiamo passare alla crema idratante. Non ho nemmeno di questo in full size da farvi vedere. Purtroppo ce l'avevo da qualche parte, ma non riesco più a trovarlo. Però anche qui potete vedere che piccolino, piccolina. Questa è di La Mer ed è una, appunto, è la loro classica, famosissima crema idratante. Troppo carino questo packaging piccolino e la userò tantissimo per i viaggi perché è super super comoda, così piccolina da poter mettere in valigia. Skincare completata, quindi possiamo passare alla pulizia dei denti, ragazzi, perché anche qui ho dei mini prodottini da farvi vedere super carini. Quindi questo è il mio solito spazzolino,
ho quello elettrico, grande, ok, ma oggi andiamo ad utilizzare questo piccolino, ragazzi, guardate la differenza, è piccolissimo, piccolissimo, ed è uno spazzolino da viaggio, e hanno già una specie di tipo dentifricio all'interno, se ho capito bene, ma anche se c'è già del dentifricio all'interno, ragazzi, io mi sono attrezzata talmente bene che userò comunque il dentifricio. Perché? Perché questo è il mio dentifricio in full size e io, ragazzi, ho il mini size dello stesso dentifricio. È esattamente lo stesso, stessa linea, stesso identico dentifricio, però anche questo piccolino, piccolino. Questi sono i classici dentifrici che ti danno nei beauty case in aereo. Ok, oh mio Dio, non so se sarò capace di lavare i denti con un cosino così piccolino. Sembra, non lo so, per bambini, nemmeno, troppo piccolo. Ok, un dente alla volta praticamente. Ok ragazzi, ultimo prodotto full e mini size di oggi. Ho lo spray, la Hydrating Water Mist di Jouer, ed è appunto uno spray idratante. Mi piace spruzzarlo a volte durante la giornata, appunto quando mi sveglio prima di andare a nanna. Questo è il full size, comunque un prodotto ottimo e ve lo consiglio, provatelo. E questo è il mini size, ragazzi, mamma e figlio. È super super piacevole, è delicatissimo sulla pelle, lo adoro, ok, provatelo. Va bene, questo è quanto per il video di oggi, aiuto, questo è quanto per il video di oggi, mia family. Il lettone, come potete vedere, mi aspetta, ragazzi, ma sapete, alla fine del video ve lo confesso qual è la cosa che più di tutto mi rende felice: il fatto che finalmente domani non dovrò avere questo cellulare, perché non è stato semplice fare chiamate e mandare messaggi SMS, ok, da questo telefono. A parte che gli SMS non li manda più nessuno, solo io praticamente oggi, ma domani finalmente posso tornare al mio iPhone, adesso non lo troverò mai più, ok. Questo è tutto per il video di oggi, che spero tantissimo vi sia piaciuto. Io mi sono divertita tantissimo a filmarlo perché i mini size mi piacciono, li trovo carinissimi, quindi nel tempo ne ho collezionati tanti, come avete potuto vedere, quindi mi è piaciuto questo video, spero sia piaciuto anche a voi. Mi raccomando, mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao, buonanotte.